Radicale, siamo con l'ex ministro della difesa Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia per parlare del piano di vaccinazione che sta elaborando il generale Figliuolo, ma anche delle polemiche che ci sono state sul vaccino AstraZeneca. Allora, senta, ci spiega un po' quali sono le sue valutazioni su questo scontro e su questa psicosi che si sta creando. Beh, intanto una cosa su Figliuolo, ha detto una cosa saggia: non vanno buttate via le dosi. Piuttosto datela al primo che passa, ma non buttatele via. È stato criticato, io credo invece che sia una saggia e serena valutazione di un uomo dello Stato, di un uomo che pensa non alle polemiche ma a lavorare. Auguri a Figliuolo di vero cuore, spero che in questa situazione difficile possa svolgere appieno la propria missione. Invece sul piano vaccini siamo ancora in alto mare, non vedo discontinuità col passato così marcata come la vorremmo. Qualche cosa è stato fatto, è stata abolita per esempio l'idea di costruire dei luoghi costosissimi dove fare il vaccino, quando abbiamo migliaia di siti dove è possibile farlo. Anzi, Fratelli d'Italia vorrebbe che potessero farsi i vaccini, potesse essere vaccinato chi vuole anche in farmacia o in altri luoghi comunque idonei, perché non è che ci vuole tutta questa sapienza per iniettare un vaccino. Basta, un farmacista è più che idoneo. Quello che ci preoccupa in questo momento è la vicenda AstraZeneca. Dopo che ci hanno magnificato gli effetti... Sulla sospensione, lei pensa che la sospensione sia basata su dati scientifici o su dati aritmetici? Io dico che è basata sull'impressione, perché quando dicono... non abbiamo dati, ma stiamo valutando, io credo che dicano che sono ancora in alto mare, e quindi il criterio della massima prudenza diventa il criterio del massimo terrore per chi deve vaccinarsi, perché bisogna farle prima queste valutazioni. Allora io chiedo, siccome io non sono uno scienziato e neanche un medico, chiedo però che il Ministro della Sanità non rimidi 3, 4, 5 giorni le informazioni, venga oggi in Senato a dirci qual è l'attuale situazione, e alla domanda che lei ha fatto a me non risponda alla Russa, che risponderebbe senza avere gli elementi, ma risponda il Ministro della Sanità. È troppo facile venire a magnificare cose che magari di magnifico non hanno niente, e invece poi rimiare quando ci sono obiettive necessità di dare informazione ai cittadini. Io sono per il vaccino il più largo possibile, ma per un vaccino sicuro e soprattutto per una informazione dettagliata. Chi farebbe vaccinare con il vaccino AstraZeneca? Se il ministro viene oggi e mi dice sulla sua parola che non c'è pericolo, sì, io stasera mi vaccino, ma voglio prima che il ministro lo venga a dire pubblicamente agli italiani. Certo, un'ultima domanda. In Gran Bretagna si sono vaccinati parecchi, 11 milioni, molti con AstraZeneca. Come spiega che questa polemica non c'è stata lì? No, 11 milioni forse solo con AstraZeneca. Solo con AstraZeneca. Perché, ripeto, il data bullismo, così ormai è stato definito, cioè quello di usare i dati in maniera da bullismo, sta pregiudicando una corretta informazione. Poi ci si mettono anche le incapacità del mondo politico, ma anche a volte del mondo scientifico, che continua... è diventato peggio del mondo politico, spesso l'un contro gli altri armati, almeno nelle opinioni. Quindi io credo che il pragmatismo inglese abbia superato difficoltà che altrove invece emergono per la insipienza o, ripeto, per il data bullismo, quello cioè a furia di spaventare le persone, anche quando c'è da allarmare ma da non fare allarmismo. Poi è chiaro che al primo effetto collaterale pesante, il terrorismo giustamente colpisce e il terrore cresce. Bene, grazie al vicepresidente del Senato Ignazio La Russa.